Guardando il suo fiore come si guardano i figli, esposti al sole in via Solgerizzi numero 15. Il suo balcone fragile, un mattino del circuito di gigli ed ortesia, foglie le resi le resi. Se fa sola da tempo in un appartamento del centro, di fronte al carcere sotto all'interno del vecchio convento. Da quando il marito si era spento in inverno, aveva perso la voglia di guardarsi dentro per sentirsi meglio. Ora sognava un'altra vita, un'altra roba, parla per lo sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Un nuovo amore che la portasse altrove, riesce ancora la gioia di non morire sola. Passa un po' nell'ora di un pomeriggio di maggio, prodotto da Regina Ceri nel braccio numero 4. E lo vide d'un tratto piccato mentre bagnava le daglie, lui con la chioma malata intanto sorrideva di guai. Marzo febbraio, figlio di un operaio, era stato fabbro, pionaio, soprattutto ladro. Soprattutto ladro, diceva di cose i cuori, migliori anni li ho spesi appresso a donne e fiori. Mappiamo le ginestre di fronte alla cella corrispondente per seguire i racconti. Lui amava dirle, se le casano gli occhi nelle finestre, le tue bella mia piangono tutti i giorni. Vedi le fiori più belle e stupende, vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Io ti insieme per sempre cadendole, vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Ma quanti sono i fiori, se non mi si sono quanti fuori soli, se non mi si intrecciando parole, parevo un attore in azione, un padone dietro le sbarre ruggiose. Lei che lo ascoltava durante per ore, mentre il sole sognone allungava l'ombra della prigione fino al balcone. Fidati di me o non ti fidi di me, che se ho fatto qualche errore adesso so cosa voglio. Voi fidati di me o ti fidi di me, io ti porterò con me laddove più mi scelgo. Tu ti fai lavanda, fai fare i bulbi d'Olanda, con i bulbi cari, i mulini bianchi della Mancia. I rosari di San Marcato di Francia, con le ginestre giganti nei grandi giardini. Via Blanca, tra i gessi, rododendri di incensi, invece mandano in fiore tra i tempi della valle dei tempi. Gli arcobaleni e gli steni sono accomunati dall'Indaco, come i sentieri della moschea azzurra di Istanbul. Nessuno potrà liberarti, bella mia, perché saremo due cuori nello stesso momento del tempo. E nessuno potrà liberarti di me, perché ora tu vedi quello che vedo e senti quello che sento. Io ho le più belle e stupende, vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Io le insieme per sempre, calendole. Vieni con me, vieni, vieni con me. Ma quanti sono i fiori, se non mi si vede, sono quanti fuori soli, se non mi si vede, sono più un anno, ma tu finisci di ascoltare la vera, era il mese di marzo, fuori già si allungava la sera. Aspettami fuori, domani sera sono fuori per cena. Lei rideva di gioia la bocca, con gli occhi piangeva. Anne arrivò puntuale all'orario previsto, aveva una giacca e pistolino sul viso, un sorriso bellissimo. Si mise in attesa sotto un fico fiorito in anticipo, per quanto attese fece mattino senza averlo visto. In triste tesa volle capire il destino assurdo, e triste tesa si rivolse al secondino di turno. Il 10 di marzo descrivendo il tipo, signora mia, questo marzo febbraio non è mai esistito. Sempre cadendole, vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Ma quanti sono i fiori, se non mi si vede, sono quanti cuori sono, se non mi si vede. Thank you.